Ciao a tutti, io sono Stefano, sono qua, siamo nell'orto della Casarotta, dell'ecovillaggio della Casarotta, e oggi insieme cercheremo di parlare un po' di semi e quindi capire un po' le tecniche di raccolta e conservazione dei semi da un anno all'altro. Adesso incominciamo a lavorare su una pianta, diciamo una pianta erbacea. Questa è uno spinacio, è una triplice rossa. E quindi appartiene, diciamo, a tutte quelle famiglie di semi che hanno, diciamo, tendono a seccare sulla pianta, quindi non un pomodoro, non un peperone per intenderci. Dobbiamo sfruttare al massimo la capacità della pianta di donare sostanze nutritive al seme, e quindi la pianta incomincia a seccare, rilascia da tutto quello che può appunto al seme, in modo che il prossimo anno abbia tutte le risorse sufficienti per andare avanti. Allora, quindi vediamo per esempio in questa situazione, una situazione particolare, perché abbiamo dei rami dove il processo è già decisamente avanzato e dei rami dove il processo è appena all'inizio. Noi naturalmente dobbiamo intervenire prima che il processo sia ultimato, perché sennò il seme va per terra e lo perdiamo, quindi dobbiamo, in questa fase qua possiamo già intervenire, però dobbiamo sfruttare al massimo il flusso linfatico che continua a donare sostanze nutritive al seme. Quindi il sistema più semplice è avere un piccolo sacchetto di carta, in modo che sia, diciamo, anche potrebbe anche già essere il contenitore definitivo per lo stoccaggio invernale. Si va a posizionare su una branchia, si guarda, diciamo, le caratteristiche devono essere che ci devono essere semi, più possibile naturalmente, non devono avere particolari malattie, anzi non dovrebbero avere nessun tipo di malattia, soprattutto se si vuole fare una selezione terapeutica, cioè sulla resistenza della pianta alle malattie del luogo. Quindi semplicemente si va a incapsulare così, poi si chiude in modo da non perdere semi e si taglia più in basso possibile. Ok, questo qua è troppo verde, quindi non lo prendiamo. Si fa un ringraziamento perché prendiamo comunque una parte della pianta molto importante, quindi di solito la ringraziamo sempre. E grazie. Dopodiché lo chiudiamo e lo appendiamo al contrario in un luogo, normalmente in magazzino, in un posto, diciamo, asciutto. È molto importante che sia asciutto e secco e possibilmente non luminoso, cioè praticamente dobbiamo togliere tutti gli stimoli al seme per rigerminare e continuare il processo di essiccazione. Quindi semplicemente chiudiamo qua e appendiamo così e lasciamo passare tutto l'inverno in questo modo, in modo che tutta la linfa continui a scendere, quindi capovolgendolo, diciamo, aiutiamo il processo di discesa della linfa, in modo che tutta la linfa residua, anche se ce ne sarà molto poca, continui a scendere e vada completamente nel seme. E quindi questa è una tecnica che vale per tutti i semi che sono già secchi sulla pianta, quindi gli spinaci, questo qua appunto una triplice, i fiori, quindi qua per esempio abbiamo un cosmos che si fa allo stesso modo, o le insalate per intenderci, tutta la famiglia delle insalate funziona in questo modo qua. Adesso lavoriamo con un'altra tipologia di seme, che sono per esempio i pomodori, cioè tutti quei semi che si chiamano bagnati, cioè sono all'interno di un frutto che è ricco d'acqua. Come tutti gli esseri viventi, lei sta ragionando per il proseguimento della prole e quindi sta organizzando tutto il terreno circostante.
Quindi è vero che la consociazione è la rotazione fondamentale in agricoltura, perché? Perché noi nel 90% dei casi andiamo a mangiare il frutto o a togliere la pianta quando lei non ha finito il ciclo vitale. Quindi per esempio un'insalata o un finocchio ha un ciclo vitale di 2 anni, noi lo raccogliamo dopo 2 mesi. E quindi la pianta ha soltanto preso e non ha dato niente al suolo. Perché decidiamo di prendere un pomodoro piuttosto che un altro? Dobbiamo capire che logica abbiamo di selezione massale, cioè se vogliamo, che caratteristiche vogliamo propagare nella raccolta del seme. La logica che a noi piace di più è quella terapeutica, cioè quanto la pianta ha resistito agli stress climatici e alla peronospora nel caso del pomodoro, agli insettini, in modo tale da avere delle piante sempre più resistenti. Quindi, quando siamo nella fase di selezione del seme, dobbiamo per assurdo mandare la pianta in stress. Più è stressata, più lei reagisce, e meglio reagisce, più abbiamo e noi prendiamo quella e siamo sicuri che il seme da lì ha delle caratteristiche migliori. Sicuri no, però abbiamo più probabilità che le caratteristiche siano migliori, che si vengono passate. L'importante è che la pianta sia armonica. Più è armonica, più va a generare frutti migliori. Una volta raccolti i semi in campo, veniamo qui e li prepariamo per la conservazione invernale. E dobbiamo appunto dividerli in base alle tipologie di seme. Quindi, per esempio, i fagioli sono semi che vengono raccolti direttamente secchi sulla pianta, quindi si aspetta che tutta la pianta sia secca o almeno il baccello, quindi la parte esterna, sia molto molto secca. Semplicemente a questo punto c'è soltanto più un lavoro di selezione da parte dei semi che hanno avuto magari morsicature di insetti e cose del genere. Tutti gli altri sono pronti per essere conservati. Si mettono in un sacchetto di carta in modo che che respirino. Devono essere ben ben secchi, quindi piuttosto si lasciano ancora un po' all'ombra, fuori, in modo che asciughino bene. Bisogna evitare, cioè questo vale per tutte le tipologie di semi, nella conservazione, evitare tutte le condizioni che potrebbero in cui il seme potrebbe anche solo semplicemente iniziare il processo di germinazione, perché quindi dobbiamo togliere l'umidità, dobbiamo togliere la luce e dobbiamo togliere un eccessivo calore. Quindi in parole povere deve essere super secco e messo in un posto molto asciutto. Poi abbiamo invece i semi bagnati, cioè tutti quei semi che vivono in un frutto molto succoso, ricco d'acqua. In questo caso, come abbiamo detto prima, dobbiamo ripercuotere quello che farebbe la pianta da sola, cioè il frutto cadrebbe e lì succederebbe un qualcosa. Cosa succede? Succede che rimarrebbe così a contatto col liquido, quindi il seme praticamente viene aperto e si fa andare il più possibile tutta la parte liquida nel barattolino. In questo modo, prima cosa, il seme continua a essere nel suo ambiente e andrà a fermentare, quindi si farà nei prossimi 2-3 giorni, metteremo, adesso poi magari lo facciamo vedere, mettiamo un fazzolettino sopra con un piccolo elastico in modo tale che non vadano gli insetti, eccetera, lui partirà a fermentare e quindi si va ad alterare tutta la parte liquida. Questo sarebbe più o meno quello che succederebbe in campo ed è fondamentale perché se ci sono delle virosi, in realtà sono in tutto il germoplasma intorno al seme. Quindi in questo caso noi andiamo a eliminare tutte le possibili patologie che possono essere nel frutto. Fatto questo, quindi verrà anche magari una muffa bianca che prende buona parte del baratto, non ci spaventiamo, è normale. Fatto questo, il seme viene poi diciamo lavato con un colino sotto l'acqua e poi messo a seccare su un cartoncino all'ombra. Quindi all'ombra vuol dire che gli mettiamo un canavaccio sopra per che non ci sia il sole diretto sopra. Poi abbiamo i semi, diciamo,
umidi si dicono che non sono né quelli secchi e neanche quelli proprio in acqua, tipo il classico lo zucchino, cetriolo, peperone, eccetera, dove bisogna prima cosa scegliere un frutto e farlo andare a seme. Quindi questo è un classico zucchino che è andato a seme, quindi più viene raccolto quando la pianta è quasi completamente secca, cioè ha mandato tutte le sostanze nutritive nel frutto. A questo punto, infatti, se avete presente che quando si mangia uno zucchino ci sono tutti i semi, a volte non ci sono neanche, a volte sono leggermente abbozzati. Invece qua abbiamo i semi che sono, diciamo, hanno finito il processo. Ok, e quindi sono stati fecondati e hanno preso le sostanze nutritive dalla pianta madre. Adesso semplicemente dobbiamo pulirli da tutto l'aspetto, diciamo, questa parte qua fibrosa che potrebbe portare appunto patogeni. Si prendono in modo più semplice perché sono facilmente malleabili e si fanno seccare sempre all'ombra. Normalmente si mette su un pezzo di cartone o in casa, quindi, oppure fuori con un panno sopra. Una volta che sono ben asciutti verranno puliti da eventuali residui che sono rimasti della polpa della zucchina e poi anche questi vengono conservati in un fresco asciutto. È molto importante su ogni pacchettino segnarsi dati, più dati possibili, che possono essere la varietà, il tempo di raccolta, eccetera, e se abbiamo visto cose particolari della pianta. Per esempio abbiamo notato che la pianta ha resistito bene alla siccità, abbiamo notato che la pianta ha resistito a una malattia, eccetera. Le annotiamo in modo tale che vediamo se si riconferma questo carattere l'anno dopo. E un'altra cosa molto utile è, per esempio, creare delle zone di fortissimo stress alla pianta quando siamo in fase di raccolta dei semi. Per esempio una tecnica molto efficace anche è fare un piccolo spazio molto, per esempio, molto esposto al sole o molto esposto al ristagno idrico, quindi diciamo problemi grossi per le piante, e buttare lì semplicemente sempre semi e farsi, diciamo, un vivaio di piante che sono molto sotto stress, e andare poi a recuperare da lì alcune parti della pianta. In questo modo riusciamo a selezionare varietà che riescono a resistere bene ai problemi più grossi climatici o problemi di malattie endogene nel territorio. In conclusione, tenersi semi è una pratica che secondo me ha un sacco di vantaggi, richiede tantissimo lavoro, quasi un lavoro in più, al vantaggio che uno riesce, prima cosa, a salvaguardare un patrimonio di biodiversità e riesce col tempo a selezionare appunto piante che riescono a resistere agli stress.